Lions, Retusa e Siracusa Calcio insieme per un'attività, un'iniziativa di solidarietà al reparto di pediatria dell'Umberto I. Tanti volti contenti, tanti sorrisi da parte dei piccoli degenti questa mattina. Beh, diciamo che ci siamo riusciti. Noi la prima volta come nostro club che andiamo in un reparto dell'ospedale abbiamo voluto portare la squadra del Siracusa per due ordini di fattori. Il primo per dire che la squadra è vicina alla città, secondo per dire che i Lions Club che vivono in questa città sono vicini a questa squadra che in questo momento ha bisogno del sostegno di tutti. Noi altri abbiamo iniziato a darglielo e loro sono stati con noi, io li voglio ringraziare, anche il direttore generale dell'ASP, il direttore del presidio, il primario e chiaramente il Siracusa Calcio che è la Libra Cash che è stata il nostro sponsor. Montagno, è una società, è una squadra che è aperta alla città in tutti i sensi, dalle iniziative di solidarietà a quelle prettamente sportive, insomma ci siete sempre. Ci siamo sempre perché condividiamo tutte le iniziative che possono portare un sorriso, specialmente stamattina ai bambini che ci danno loro tanto, perché visitare questi bambini ci fa un po' riflettere, perché bisogna anche pensare al sociale, bisogna pensare a chi soffre in questo momento. Il Siracusa può dare un momento di gioia e l'abbiamo sposato questa iniziativa promossa dal presidente Durante, che l'abbiamo condivisa insieme al presidente Ricci, che si scusa di non essere qui stamattina, purtroppo è impegnatissimo, c'è anche il mercato e quindi bisogna dare atto che si sta muovendo anche per vedere di rinforzare la squadra. E quindi però nonostante tutto noi siamo presenti sempre a quelle che sono le iniziative per il sociale, per la città, perché la città ci è molto vicina, abbiamo creato un'atmosfera nuova, un entusiasmo nuovo e di questo siamo grati a questa città, siamo grati un po' a tutto quello che significa rappresentare il Siracusa Calcio.